Bentornati ragazzi, qua è Leo Ignorant FIFA. Ho cambiato nome perché l'ignoranza è la caratteristica principale di questo canale e siamo ancora qui con gli spaccati a merda con il sesto episodio. Un episodio un po' particolare perché siamo appena arrivati in divisione 8 e ho deciso di cambiare formazione. Infatti non useremo più il 3-4-1-2, ma cambiamo fino al 4-5-1 con i due esterni. Metteremo Muntari qua perno davanti alla difesa, Traoré e Moscardelli dietro l'unica punta Icardi, e quindi ci saranno due che usciranno in questo episodio e saranno i due che ho messo qua come terzini: Rolando, perché era stato il peggiore dello scorso episodio, e Maxi Lopez, perché non ne posso più. Quindi Maxi Lopez si accomoda qua, anzi mettiamolo tra i sostituti, Rolando tra le riserve, e guardiamo chi entrerà tra gli spaccati a merda in questo sesto episodio. Eccolo qua che si appresta a entrare, il terzino destro, Cacciatore, proprio lui, con le sue magnifiche esultanze. Spero ci regalerà qualche gol per poter esultare come solo lui sa fare. E poi al posto di Ben Yedder, Molinaro, proprio lui, ex juventino, torna in Italia nel Parma, fa gol contro la Juve, e come si fa a non metterlo? E poi per il resto va bene così la nostra squadra e siamo pronti per la prima partita. Ecco qua l'avversario. Attenzione, guardiamo che squadra ci presenta. Un 4-4-2, ancora non con piena intesa, però con buoni giocatori. Potrebbe essere tostino. Vedremo. Andiamo su. Ed ecco il momento tanto atteso, l'arbitro dà il fischio d'inizio. Vai Niang, subito! Mamma mia, Niang! Che giocatore! Che giocatore! Pereira! Pereira Icardi! Di seconda! Mamma mia, subito occasione! Traoré, alla distanza! Ma che gol! Fatta lì Traoré! Che cignata! 230 metri! Mamma mia, che giocatore! Squizzi con un rinvio lungo per Bakayi Traoré per Moscardelli per Icardi per Niang per Icardi, il pallonetto! Deal with it! Mamma mia, Maurizio Icardi! Che golino che ci regala! Con questo pallonetto delizioso. 2-0. Oh, subito al 31esimo, così senza dire niente. E vabbè, ci prendiamo il che ci dà voti bassi, perché stavamo giocando perfettamente, sempre cardi migliore. Strano, eh? Beh, andiamo con la seconda partita. Eccolo qua il nostro secondo avversario. Guardiamo la sua squadra, ancora con non piena intesa. Quando ce ne troveremo uno con piena intesa? Drogba in attacco, attenzione, Niklas Bentner, lo voglio troppo Niklas Bentner. Drogba, Bentner là davanti mi fanno paura. Guardiamo cosa combineranno. Molinaro subito veloce per Traoré, finta, rientra Icardi, il tiro a giro, impegna il portiere avversario, che non mi ricordo chi è. Pereira nel mezzo per... ma che gol ha fatto Traoré? Ancora lui? Oh, non lo so, segna sempre lui, almeno in questo episodio.
Lorenzo Squizzi. Mamma mia, Bakayé, Bakayé, cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Basta, vado lì. Niang rientra di nuovo. Niang va chiusa subito sta partita. Pereira per Paletta. Paletta ancora. Che ho salvato. Paletta chiudi. Paletta chiudi. Paletta chiudi. Squizzi. Cosa ha preso? Ormai era gol per me. Oh. Non puoi mettere in pausa mentre recupero palla però, sei stronzo. Forse non sta giocando. Dio mio quanto sei stronzo. Che palle però. Vaffanculo. Ti è faccia di cozzo. Si chiude qua il primo tempo 2-0 per gli spaccati a merda. Quella vigliaccata dell'avversario poteva costarci caro, ma guardate che gol di Traoré. E poi ancora lui, Bakayé, Traoré. Vai. Goli. Questo è gol. E questo è gol. E questo è gol. Lo dice, lo fa. Tripletta. Bakayé. Traoré. Pensavo avesse fatto un altro gol. Ma che giocatore è? Paletta. E c'è così Paletta. Finalmente. La sacca. Gabriel Paletta. 4-0. Ha fatto gol Icardi. E mi sto anche divertendo un sacco. Vuol dire un bel gol. Che bravo ragazzo. Ha capito che doveva quittare. E io vorrei andare avanti, ma non si può. Adesso guardiamo insieme come mi darà la sconfitta, perché non posso tornare al menu principale. No? Ha dato vittoria? Mi ha dato la vittoria. Meno male ragazzi. È tutto pronto. Anche l'avversario forse. Yes. È tutto pronto per questa terza partita. Speriamo sia giocabile. Oh, una con intesa 100. Era quello che volevo. Cioè, non proprio. Mannaggia. È mega forte. David Luiz, Kabul, Bagatoni, Clichy Walker, più veloce da BPL. Fellaini, Ramirez, Rooney dietro la punta, Sturridge. Young fa cacare, però Navas è forte. Dai, ma Remma, le fai ste finte? Al volo! Vedi che check, ma ti faremo gol, check del me. Pereira in mezzo. C'è Icardi. Maurito. Un rimpallo. Autogol di Clichy. Oh, Maurito, cosa avevo messo? Guarda qua, Maurito. Clichy la stoppa, ma la palla va indietro, lui va in avanti. 1-0. Così, così. Che chiusura. Sempre Squizzi. No, eh. Chiudi. Chiudi. Vai.
Non lo prende gol. Attenzione a Pereira al volo. No. Si abbassa la cresta degli avversari. Era perfetto. Icardi, il controllo, il pallonetto. Che cazzo di sfiga. Ma glielo faccio al gol, glielo faccio. Pereira, per Traoré. No, ancora per Traoré. Ancora. Ho cambiato lo scarpe. Moscardelli. Bello così. Il mancino. Ma che gol! Il bombe. Davide, Moscardelli. 2-1. All'84esimo. Ricordiamo il gol. Crawl esterno perfetto, sotto la traversa. Jack non può niente. Spettacolo, puro spettacolo. Non lo fai. No, se mi faceva gol così, spaccavo tutto. Pereira! Calcio d'angolo, dai. Va bene così. Manteniamo la pressione alta. Teniamo un attacco. Mixes! Filip! Mixes! La chiude lui! Filip! E finisce la partita! 3-1! Gli spaccati a merda vincono ancora! 3 vittorie su 3 partite! Implacabili! Clichy con autogol! Ma grazie a un grande colpo di testa di Icardi, Moscardelli, Mixes contro il gol di Sturridge che non può niente, Ren SC 1, spaccati a merda 3, non sono mai stato così fogato. Guardiamo i voti, Felipe Mixes, man of the match, 9,6. E dopo questa tesissima partita andiamo a vedere 9 punti in divisione 8, a sole 2 vittorie già dalla divisione 7. Speriamo di ottenerle nella prossima partita. Per questo episodio è tutto e ci rivediamo al prossimo video.